La storia della bicicletta è relativamente recente. Vi sono però diverse controversie sulla paternità di questa invenzione. Ad esempio, in occasione del restauro del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, furono rinvenuti dei disegni che sembrerebbero richiamare alcuni elementi geometrici di questo mezzo. Oppure, come l'altra rivendicazione dei francesi con il loro celerifero, che però è certo non essere mai esistito. L'invenzione effettiva viene datata 1817 e attribuita al barone Karl Drais, un impiegato statale del Granducato di Baden in Germania. La bici verrà chiamata dalla stampa tedesca Draisin. L'invenzione viene legata a un particolare momento storico. Infatti, nel 1816, il cosiddetto anno senza estate, vi fu una grande carenza di frumento che portò alla morte di moltissimi cavalli, rendendo necessaria l'individuazione di un mezzo alternativo. È del 1861 l'introduzione dei primi pedali a opera di Ernest Michaux. Il biciclo fu molto in voga fino agli anni 80 del XIX secolo. I pedali e il sistema di trazione furono oggetto di grandi studi che portarono all'introduzione della catena, consentendo la riduzione delle dimensioni della ruota anteriore. L'antesignana delle moderne biciclette è del 1884 ed è attribuibile a John K. Starley con la sua Safety Bicycle, destinata a ottenere un enorme successo commerciale. La struttura della bici è praticamente identica a quelle attualmente in uso. Nel 1888 Dunlop introdusse lo pneumatico e nacquero poi le prime competizioni sportive, come il Tour de France 1903 e il primo Giro d'Italia 1909. Otios incontra Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo a Londra 2012 e campione del mondo 2013, per farsi raccontare il mondo della bike. Io sono Marco Aurelio Fontana e mi definisco un pilota di bici, questo perché ho fatto una lunga carriera nel mondo della bici, specialmente del fuoristrada, della mountain bike e del ciclocross, e mi definisco un po' pilota perché sono tanto appassionato anche di motori, quindi ho sempre messo davanti all'aspetto ciclistico anche quello diciamo di guida e di tecnica, dove quindi conta anche saper guidare la bici, non solo quella di pedalare forte. Ottimo, io sono Edoardo Antonio Gripia, nato e cresciuto a Milano e nato nel mondo freestyle a 13 anni, per caso qua in zona, quindi molto vicino al negozio, ho conosciuto il primo negozietto a Milano di BMX freestyle. Allora, l'evoluzione di questo mondo, del mondo freestyle e negli ambiti dove io nella mia vita ho continuato e ho cresciuto la mia sapienza e la mia conoscenza degli sport, iniziando dalla BMX, quindi quando avevo 13 anni, sono passati ormai 13-14 anni dall'epoca, è cambiato tanto, prima di tutto a livello di immagine, quindi il mondo stesso, l'Italia, all'epoca eravamo molti meno di adesso come persone e come utilizzatori, quindi diciamo era molto una nicchia. Piano piano siamo riusciti con eventi più o meno grandi a tirare più persone da tutta Italia e oggi la realtà è un po' più vera. E l'evoluzione dello sport, soprattutto nel mio sport, quindi del cross country mountain bike, io mi sono già presentato prima, sono Marco Aurelio Fontana, ho corso 3 Olimpiadi di cross country, ho corso Pechino, Londra e Rio de Janeiro, arrivando terzo alle Olimpiadi di Londra, quinto a quelle di Pechino e 19-20 a quelle di Rio de Janeiro. L'evoluzione dello sport è stata grande, un po' a livello di competizione, quindi un po' a livello di format, anche se negli ultimi diciamo 15 anni, bene o male, le gare sono 1 ora e mezza, poco meno, sono quindi abbastanza veloce, il giro è abbastanza corto, tecnico, e mentre la bicicletta è cambiata parecchio. Se la bici da corsa ha solo avuto praticamente l'avvento dei freni a disco, la mountain bike invece ha le ruote da 26 pollici, sono diventate da 29 pollici, per chi non lo sapesse sono lo stesso diametro del cerchio da strada ma con una gomma più grossa, vengono indicate come 29 pollici. Abbiamo bici che sono tutte full suspended, quindi sono ammortizzate davanti e dietro, si sono allungate tanto, si sono aperte tanto, quindi sono bici più discesistiche. Hanno tutte, o quasi tutte, il reggisella telescopico, questo reggisella che si alza e si abbassa con un tasto per riuscire a affrontare discese e salti. Quindi lo sport è cambiato parecchio, soprattutto sul mezzo,
Sulla disciplina, per quanto riguarda cross country mountain biking, abbiamo giri sempre più corti, gare sempre più corte, più tecniche, più esplosive. differenza, quello che noto da oggi adesso è aziende che investono in questo. All'epoca no, erano persone che andavano a chiedere al comune un'area dove poter gestire determinate cose e da là crescevano. Oggi vedo che come Vittoria, come altre aziende grosse, stanno investendo proprio nei bike park, negli skate park, in dirt park, pump track, tutte queste strutture che all'epoca, quando io ero ragazzino, non c'erano. Quindi io sono nato nello street, quindi usando la città, paradossalmente la scalinata, il passamano, il muro storto, il wallride, tutte queste cose, ed era la mia nicchia, cioè il mio dove volevo arrivare, perché non avevo le strutture in Italia per andare fuori. All'estero c'erano, oggi stiamo iniziando, siamo ancora tanto indietro, secondo me una ventina d'anni, però stiamo arrivando all'Europa, a più o meno quello che hanno nel resto del mondo. Gli Stati Uniti sono nel mondo, non solo bici, freestyle, sono al top. Loro hanno Woodwork Camp, hanno varie aziende dove proprio vanno a prendere i bambini e li insegnano da giovani con i professionisti. Woodwork Camp in Pennsylvania, ci sono veramente tanti posti in America dove poter provare senza rompersi, cioè il problema è questa, la differenza dall'Italia all'America. Avere delle strutture che step by step ti portano a non romperti, ma chiudere un trick senza avere delle lesioni che ti fermano dei mesi. Noi in Italia, se dovessimo provare a fare backflip, quindi una rotazione mortale all'indietro, ci sono poche strutture con airbag o comunque degli atterraggi apposta per non farsi male. Oggi come oggi tu lo provi sul duro, quindi se ti va bene, bella, se no. Io ho avuto la fortuna in carriera di provare tantissime discipline, gravel, enduro, downhill. Ho corso il campionato italiano downhill nel 2020 durante, era il primo anno Covid, se non mi sbaglio. Quindi ho fatto tante, tante discipline e sì, parlando appunto di downhill, ad esempio, ci sono anche qui degli sviluppi diversi e differenze rispetto a com'era la downhill una volta rispetto a com'è adesso. Il gravel che adesso sta andando tanto, uso tanto la bici elettrica, che è una bici che secondo me funziona molto bene, una bici adatta alla condivisione della bicicletta, dove quindi si va in bici tutti insieme. Quindi sì, ho provato diverse discipline, l'enduro come ho già detto, ho corso tra i professionisti su strada, la bici un po' l'ho provata tutta, ecco. Partiamo dal mondo BMX, quindi le bici con il diametro più piccolo per far freestyle, che è un 20 pollici. Queste bici hanno tre mansioni, cioè tre possibilità di evoluzioni in tre ambiti diversi. Uno è lo street, che è quello che dicevo io prima, quindi usare strutture che si possono ritrovare in città e contestualizzate in un contest, in una gara, vengono valutati i singoli rider per ogni evoluzione emessa. Poi c'è il skate park. Quindi strutture, bowl, come le piscine vuote senza acqua, strutture fatte apposta per fare un'area di park. Poi c'è il dirt, quindi tutta l'area del sterrato, salti di terra, tutto quello che può essere creato con badile e voglia. Quindi quello sono i tre ambiti del mondo BMX. Poi si sale al 26. Quindi siamo al mondo slopestyle, che sono bici MTB con ruote dal 26 e ci permettono di fare sempre evoluzioni molto complesse come la BMX, ma anche con salti un po' più grossi, quindi aumentare un po' il tempo, l'airtime proprio delle evoluzioni. Passando dopo il 26 al mondo downhill e l'uro, le differenze sono le escursioni delle forcelle, questo mondo invece ci permette di usare le bici in gara in montagna, che siano solo in discesa o percorsi salita e discesa, quindi mondo downhill e mondo enduro, si usano prevalentemente in montagna. E questa è l'ultima passione arrivata al comodino. E poi, paradossalmente, tutto il mondo corsa, quindi gravel, tutta la novità, mondo idraulico, elettronico, quant'altro sul nostro mondo strada e gravel. Gravel quindi è molto più permissiva, cioè per ogni suolo. Noi possiamo farci un viaggio di X chilometri con prevalentemente strada, sterrato, sabbia e quello che vogliamo. Allora, le differenze sostanziali tra il mondo della strada e quello del fuoristrada,
quindi parliamo di ciclismo su strada, inteso come Giro d'Italia, Milano, Sanremo, questi tipi di competizione, e fuoristrada, quindi mountain bike, quindi tutto il mondo che va dal cross country alla discesa, è data dal fatto che sono mondi che hanno storie completamente diverse. Cioè la strada nasce negli anni 20, 30, abbiamo ancora un po' l'idea di Coppi e Bartali degli anni 50, 60, fino ad arrivare al Panther negli anni 90. Quindi il mondo della strada è legato tantissimo nella testa della gente a un ciclismo fatto di fatica e sacrificio. Ora, ci sta, cioè è un po' così, la bici è un po' fatica sicuramente, ma se uno mi chiede com'è il ciclismo per te, il ciclismo è divertimento, è condivisione, è passione, è natura, è riaperta, è tutto questo, no? Quindi, secondo me tutto il ciclismo è così, però la differenza sostanziale è che il mondo della strada è ancora legato a questa cosa vecchia di ciclismo uguale fatica, sacrificio e tutto il resto, mentre la bici da fuoristrada è una bici prettamente ludica. Chi va in mountain bike è perché fa fatica ma si diverte, ha la curva, ha il salto, ha la discesa, ha tutte queste cose, così come la bici anche gravel, no? E quindi sì, la differenza sostanziale è un po' quella, legato all'approccio che una persona ha tante volte ha alla bici. Adesso, ripeto, sono arrivate le bici elettriche che sia sulla strada sia sul fuoristrada hanno un po' aiutato le persone a pensare semplicemente a quanto è bello andare in bici, quanto è divertente andare in bici. Domandona, Fontana, per Fontana. Com'è stato approcciarti con un rider di slopestyle come Torquato Testa, che ha fatto i campionati del mondo di freestyle, con te che arrivi dal mondo enduro, downhill, commentare un mondiale di discesa? Com'è stata l'unione di queste due discipline diverse unite a commentare uno sport singolo? Sì, ho avuto l'occasione e la fortuna di lavorare con Torquato Testa, che è un freestyler e youtuber italiano molto conosciuto. E abbiamo lavorato al progetto Rebel TV sul mondiale di discesa e di cross country. Rispondendo alla domanda specifica, abbiamo commentato assieme la Coppa del Mondo di Downhill, il campionato del mondo di Downhill. Lui viene da una disciplina dove è il punteggio ciò che fa la classifica, io vengo da una disciplina dove è la velocità che fa la classifica, quindi siamo arrivati insieme a commentare un mondo che è quello della discesa, dove vince il più veloce, dove quindi si fanno salti grossi un po' come fa Torquato, ma vince il più veloce un po' come faccio io. È stato interessante vedere i diversi approcci al commento, le diverse visioni dello sport, perché Toto è un ragazzo molto sveglio, molto intelligente e arriva da un mondo dove appunto è il trick che tu fai, è la figura che tu fai che conta per la classifica. Quindi a lui piaceva lo stile, magari vedeva una cosa e diceva ma cavolo, questo sta andando forte, però non notava la sfaccettatura della vera velocità che serve per andare forte in discesa. Io al contrario capivo bene quando uno stava andando forte e quando uno non andava forte, però magari giudicavo un gesto tecnico su un salto, il più delle volte, in un modo e con un linguaggio che non era corretto, perché Toto conosce esattamente quel tipo di linguaggio. È stata una bella esperienza, penso, per entrambi, e continueremo a farlo su diversi progetti e discipline.